Radio Libertà, subito la linea ad Alessandra Mori. E siamo al 10 maggio e questa è una nuova puntata di Pop Economia Rumore, ma siamo anche al 76esimo giorno di guerra, care ascoltatrici e ascoltatori. Ricordo che potete vederci su 252 del Digitale Terrestre e sulla pagina Facebook della nostra radio, sul sito radiolibertà.net, sull'app della radio o sulla radio DAB. E noi cominciamo subito, sapete, oggi è martedì, ormai lo sapete bene, qui su Radio Libertà è giornata di conti, quei conti che noi amiamo fare senza sconti, a modo nostro, quei conti che sono attaccati, che sono bombardati dall'altra guerra, quella economico-finanziaria. E allora cominciamo subito analizzando questi conti, ma prima voglio ricordarvi questo. Avete ascoltato prima della nostra sigla Pop Economia Stand By Me. Questa canzone è un brano mitico di Ben King che è stato intonato e suonato nella metropolitana di Kiev da Bono ed Age degli U2 giorni fa. Un messaggio molto forte, diretto, dirompente, specifico, nel segno della musica, dell'arte, della cultura, della pace, perché sì, anche la musica è una espressione fortissima di arte e anche per questo ho scelto di chiudere sempre questa trasmissione regalandovi un pezzettino di arte con la nostra Nicoletta Orlandi Posti. Non perdete oggi la nostra chiusura perché c'è una bellissima storia di arte da raccontarvi. Ma prima, ormai sapete anche questo, facciamo un salto nel rumore del momento e oggi nostra ospite Tiziana Nisini, la sottosegretaria al lavoro e alle politiche sociali, con la quale parleremo del rumore o forse del silenzio assordante del referendum sulla giustizia, perché sapete, se ne parla davvero pochissimo. E poi parleremo dei dati sull'occupazione, delle donne e il lavoro, specie dopo le ultime clamorose e rumorose dichiarazioni alle quali si è lasciata andare l'imprenditrice e stilista Elisabetta Franchi, che ha detto assumo solo dopo gli ANTA perché è più conveniente, ma vedremo i motivi e vedremo, andremo anche oltre questa semplice dichiarazione intervista. E allora state con noi perché ne avremo molte, molte da dire. Ma prima cominciamo con la parte chiave della nostra trasmissione. E che cosa succede quando vola l'inflazione? E lo abbiamo detto tante volte qui, lo abbiamo commentato e analizzato questo dato. Che cosa succede quando i tassi si alzano e quando noi dobbiamo comprare casa e dobbiamo quindi accedere ad un mutuo? E lo vediamo subito con un nostro esperto, gradito ospite, già qui, spesso qui con noi. Vincenzo Imperatore, il dottor Imperatore, eccoci, consulente di direzione aziendale. Ben ritrovato, dottor Imperatore Buon Vincenzo. pomeriggio a voi e grazie dell'invito. E saluto, il professor Marcello Gualtieri, il nostro economista, analista di riferimento, columnist di Italia Oggi dell'Università di Torino, con il quale sempre, sempre il martedì analizziamo i fatti e le cose dell'economia in maniera molto scientifica, senza barriere, senza steccati teologici. Eccoci, professore, ben ritrovato. Buonasera Alessandro, buonasera a tutti gli ascoltatori. Perfetto. E allora cominciamo con i mutui, perché questo è un problema reale, sopito, che noi però di tanto in tanto, perché ora sapete, imperversano le sanzioni, imperversa la geopolitica, anche queste sono importanti ai fini della nostra economia, delle nostre tasche, ma i mutui sono altrettanto importanti. Allora, Vincenzo Imperatore, cosa sta accadendo? Perché ci sono molte agenzie in questi giorni sui mutui, e cioè si profila una stangata. È così, tasso fisso, tasso variabile, tu ce l'hai già accennato le volte scorse, cerchiamo di fare un po' di chiarezza, soprattutto per chi ha bisogno di avere un mutuo. Sì, cerchiamo di far capire dapprima perché le banche hanno deciso all'improvviso di alzare i tassi. Le banche centrali, quindi la BCE, decide di aumentare i tassi di interesse e di conseguenza anche le banche commerciali devono adeguare i loro tassi di riferimento a quanto stabilito dalla banca centrale perché per combattere l'inflazione, cioè uno degli strumenti a disposizione delle banche per combattere
L'inflazione è appunto una politica monetaria, si dice restrittiva, che comporta l'aumento dei tassi. L'inflazione che deriva, come ben sappiamo, l'aumento generalizzato dei prezzi, sia per effetto di quanto sta avvenendo dal punto di vista dell'offerta che di materie prime energetiche carenti per effetto della guerra, ma anche e soprattutto perché c'è un effetto che deriva anche dalla pandemia, per il quale l'aumento dei prezzi dovuto ad aumento della domanda, cioè sono aumentati i consumi, ma consumi basati su redditi, io vorrei chiamarli illusori, comunque non certi, redditi che derivavano dal fatto che il reddito mi aumenta se non pago i mutui per un determinato periodo di tempo, se non pago le tasse per un determinato periodo di tempo, se ho qualche sovvenzione dallo Stato, se inizio a ricevere contributi. Cioè si erano accumulate nelle tasche degli italiani dei risparmi mai visti fino a quel momento là, ma erano risparmi dovuti soprattutto al fatto che non si stava spendendo. Il fatto di averli poi spesi, ci ritroviamo nella condizione che li ho spesi per acquistare, per andarmi a fare una vacanza o acquistare beni di prima necessità, ma non li ho più tenuti presenti per pagare il mutuo o le tasse. Questo ha portato, oltre alla carenza di offerta, quindi delle materie prime, ha portato ad un innalzamento del livello della domanda. Le banche, per adeguarsi, devono alzare i tassi di interesse. Questo innalzamento dei tassi di interesse si ripercuote sul consumatore finale, che nel momento in cui va a chiedere oggi un mutuo per l'acquisto della prima casa paga più di un mese fa, non solo, ma anche quelli che già avevano un mutuo a tasso variabile oggi pagano, o meglio tra un mese pagheranno una rata superiore a quella che pagavano 2 mesi fa. Chiaro. Per gli under 36, perché sono la categoria più penalizzata, che fare, come devono comportarsi? È quella fascia più, fragile, debole, che deve prendere un mutuo e non sa come comportarsi e soprattutto non ha garanzie. Non ha garanzie, ma aveva, un ombrello protettivo che nasceva da questa disposizione governativa che cercava di finanziare il 100% dell'acquisto di un mutuo, ma i giovani, così come i non giovani, di fronte a questo scenario pagano non solo l'aumento dei tassi, i giovani pagano il fatto che la certezza del reddito, un elemento basico di valutazione del merito creditizio da parte di tutte le banche, cioè hai un reddito certo, sì, puoi avere il mutuo, non hai un reddito certo, la valutazione, sono stato 25 anni in quel mondo e lo ricordo bene, la valutazione è un po' più profonda da questo punto di vista qua. E in questo momento qua il grande problema dei giovani, degli under 36, è la certezza del reddito, cioè se non si cambia il meccanismo di valutazione del merito creditizio, i giovani non potranno mai, i giovani poi 36 anni, insomma, è già giovani, un'età, un professionista o comunque un lavoratore dipendente, almeno una decina d'anni già di attività, se non si cambiano le regole di valutazione del merito creditizio, difficilmente potranno accedere, indipendentemente dai tassi. Ecco, professor Gualtieri, la chiamo subito in causa. I giovani pagano di più. La causa, anche per i mutui, è l'inflazione. Noi l'abbiamo esaminata un po' in tutte le sue forme, questa inflazione. Oggi su The Economy c'è un pezzo, se Giulio Cesare e i nostri registi possono mandarcelo, la cover del nostro sito indipendente che vi invito sempre a consultare se volete, e parla della ricetta Buffett, di questo magnate degli USA, il grande vecchio, come l'ho definito così io, perché il pezzo a mia firma, della finanza USA, che dice: ma in fondo è un periodo nero, sì è vero, però investiamo tutti sulle proprie competenze. E già è una ricetta che è stata vincente, perché nel 2009 già lui fece questa scommessa e fu vincente. Ma al di là della ricetta Buffett, che è stata pubblicata anche sul Wall Street Journal, il dato dell'inflazione USA è quello che spaventa adesso di più. Ecco, professore, ci dica qualcosa in più. Alessandra, come abbiamo detto più volte,
da questi microfoni. Tanto tu no che piove. E Ecco. cioè tanto si è sparsa negli anni la massa monetaria, tanto è ripartita un accenno di inflazione inizialmente per alcuni colli di bottiglia nelle forniture, seguito poi da un aumento del prezzo dell'energia, seguito poi da problematiche legate alla guerra. Insomma, tanto tu no che piove, e quindi la fiammata inflazionistica che si sperava fosse soltanto una fiammata, si dimostra in tutta la sua devastante perniciosità, tutt'altro che transitoria. Come dicevamo le altre volte da questi microfoni, l'inflazione è un po' come il Covid, cioè più ce n'è e più ce n'è. Una volta partito il meccanismo, si avvita. Si autoalimenta e diventa veramente difficile da stoppare. Ecco perché le banche centrali, in particolar modo la BCE per quanto ci riguarda, si trova davanti a un compito estremamente complesso. E cioè, da un lato, essendo poi tra l'altro il suo obiettivo statutario quello di contenere l'inflazione, ha necessità assolutamente di ridurre la massa monetaria in circolazione, quindi utilizzando gli strumenti che indicava esattamente il dottore prima, cioè aumentando i tassi di riferimento e adottando tutte quelle politiche restrittive che vanno a ridurre la quantità di moneta in circolazione. Dall'altro lato, facendo questo, corre il rischio di innescare o di potenziare una spirale recessiva che complicherebbe ancora di più la situazione, portando dalla situazione di inflazione alla stagflazione, cioè un Ecco, momento, e lo abbiamo la detto presenza molte volte. contemporanea, esatto, la presenza contemporanea di inflazione e recessione. C'è Quindi anche, il professore, mi compito. scusi se la interrompo, un rapporto di ieri della Federal Reserve che è un alert molto importante per gli Stati Uniti e dice il sistema e i tassi sono duramente provati, causa, come dice lei, pandemia e causa ovviamente guerra. Quindi gli Stati Uniti sono molto preoccupati e anche il fatto di prolungare questa guerra da parte di Biden, insomma, sta incidendo molto su questo, Assolutamente sì, però no? ricordiamoci che nelle economie capitalistiche vige il sano principio di rigorosa separazione tra il potere politico e i banchieri centrali e la banca centrale. Sono due entità autonome e devono restare autonome perché ogni qualvolta invece si è creata una commistione di influenza politica sul lavoro dei banchieri centrali abbiamo avuto effetti devastanti. Uno l'abbiamo sotto gli occhi proprio in questi giorni, che è l'esempio della lira turca, ma adesso non allarghiamo troppo il discorso. Quindi No, accenniamolo perché è sostanzialmente. molto interessante questo. Ci dica qualcosa su questo, perché è Ma un elemento di sostanzialmente. novità che non abbiamo mai analizzato. Sì, in realtà è diciamo, un esperimento economico ai danni della popolazione turca che dura da qualche anno, da quando Erdogan ha imposto alla banca centrale turca le linee guida del proprio comportamento. Quindi, invece di fare ciò che normalmente fa una banca centrale nei momenti di inflazione, ad esempio come questi, e cioè quindi di restringere la massa monetaria, il presidente turco ha imposto di garantire i depositanti turchi dalla svalutazione rispetto alle monete forti, cioè all'euro e al dollaro. Insomma, una cosa molto complessa, però poi alla fine che cosa succede? Succede che per garantire i depositanti in lire turche da questa svalutazione, che ovviamente è indotta dall'inflazione, non si può fare altro che stampare ulteriori monete e quindi creare ulteriore inflazione. Tieni conto che in questo momento l'inflazione in Turchia viaggia intorno al 66-70% annuo. Quindi la banca centrale è bene che sia assolutamente indipendente dal potere politico. Tornando al nostro caso, la Banca Centrale Europea non ha altra strada se non quella di seguire quello che sta facendo che la BCE ha già iniziato a fare, cioè quella di alzare i tassi, perché l'inflazione purtroppo si doma soltanto con taglio della domanda drammatico, perché questo pesa sulle tasche di tutti quanti, e riduzione della quantità di moneta in circolazione. Questo comporta un innalzamento dei tassi, meno credito,
disponibile e quindi problema per tutta l'economia. Come dicevo, la difficoltà di fare il banchiere centrale, una cosa molto complessa, sta proprio a cercare un equilibrio tra la riduzione dell'inflazione, assolutamente necessaria perché altrimenti distrugge il valore dell'economia, e non senza far precipitare l'economia in una situazione di recessione. Quindi un lavoro molto molto complesso, molto delicato, in cui non c'è veramente spazio per improvvisazioni o per sintesi eccessive. Vincenzo Imperatore, sempre mi riferisco a me, molto simpatico, Warren Buffett, lo cito sempre: il miglior investimento che può fare di gran lunga qualcuno di noi è investire su ciò che non è tassato. Mi riferisco di nuovo ai mutui, alle banche, perché ovviamente la domanda è sempre quella: tasso fisso, l'hai accennato tu prima, tasso variabile. Allora, una persona che oggi deve assolutamente avere un mutuo, deve prendere un mutuo, perché senza mutuo non si può, non si canta casa, non si canta messa, per scherzare. Cosa deve fare oggi? Dai due o tre consigli alle persone che ci ascoltano e che hanno questo problema, perché noi tutti abbiamo questo problema. Allora, se dobbiamo sintetizzare, sì, sintetizziamo. Non confondere neppure i radioascoltatori, tasso fisso, tasso variabile, tasso fisso anche se oggi si paga leggermente qualcosina in più rispetto al tasso variabile. Ma oggi, così, siccome la curva dei tassi per i prossimi 5, 10, 15 anni è prevista in aumento, io pago qualcosina in più oggi, ma non mi troverò a pagare tanto di più nei prossimi anni, visto che un mutuo ha una durata media di 10, 15, 20 anni. Secondo consiglio che cerco di dare sempre quando mi chiedono cosa devo negoziare con una banca se vado a richiedere un mutuo, sono le cosiddette penali di estinzione. Le penali di estinzione, che dovrebbero essere vietate per legge, ma si vengono camuffate anche sotto altre forme, sotto altre commissioni. Penale di estinzione che io negozierei sempre pagando, facendo, come dire, un'ipotesi che, di redditi futuri e di patrimoni futuri che mi potrebbero entrare, perché quando poi vado a chiudere il mutuo anticipatamente, vado a pagare una penale di estinzione molto molto esosa, che incide tantissimo poi sui tassi complessivi che ho pagato. Terzo ed ultimo consiglio: devo assicurare la casa dall'incendio, scoppio? Sì, la devi assicurare. Mi devo assicurare, soprattutto se sono un lavoratore autonomo, dall'eventualità della morte, inabilità permanente? Sì, ti devi assicurare. Solo che non è necessario comprare quella polizza assicurativa presso la banca che ti sta dando il mutuo. Cioè, voglio assicurarmi, ma non necessariamente devo acquistare la polizza dalla banca che mi sta. Questo è importante. Non necessariamente dobbiamo dipendere dalla stessa banca. Questo è un consiglio importante. Perché il guadagno di quella banca. Anche se poi la banca ci prova, no? Detto normalmente. No, ci prova. Che le proposte. Anzi, addirittura ti obbliga, fa un po' di terrorismo psicologico. Però con una buona dose di negoziazione, quando si hanno tutte le carte in regola per andare altrove e poterlo richiedere altrove, questa è una cosa da negoziare bene. Allora, c'è una domanda di un affezionato ascoltatore: a tutto un mondo di precari come le partite IVA, come si concede un mutuo? Questo è un anello debole. Ora come ora, un tasso fisso variabile, lo abbiamo detto, e del famoso mutuo affitto, che ne è stato? Quindi allora vediamo un po' le partite IVA e il mutuo affitto, perché tasso fisso e variabile lo hai appena detto. Per quanto riguarda le partite IVA, ritorniamo al discorso che facevamo all'inizio. Il precario, così come colui il quale non ha un reddito certo, in una banca, già di per sé, come accennava prima il professore, in questo momento qua, costretta ad attuare una politica restrittiva, cioè vuole far uscire quanto meno soldi, vuole impiegare quanto meno soldi è possibile, diciamo così, strategicamente trova qualsiasi motivo per non concederti i soldi. Ai precari e a tutti quelli che hanno redditi non certi, sicuramente la questione è molto, molto difficile. È un problema di sistema, non è un problema della singola banca, ed è un problema legato, lo ripeto ancora, ai sistemi di valutazione del merito creditizio, che in Italia sono antiquati. Ci sono delle banche, poche, pochissime,
di piccole dimensioni che hanno adeguato questi sistemi di scoring ad altri, l'algoritmo è stato adeguato ad altri parametri, che ne so, regolarità nei pagamenti. Ho un reddito precario, ma nonostante la precarietà del reddito sono state sempre regolare nei pagamenti, cioè parametri che non siano solo ed esclusivamente quelli oggettivi e sociodemografici, il reddito, la cittadinanza, perché teniamo presente che anche gli extracomunitari non è che, se non regolarmente inquadrati, hanno privilegi in tal senso. Quindi è un problema di sistema di valutazione del merito creditizio che deve basarsi su parametri di valutazione completamente diversi. Oggi, con la tecnologia a disposizione, si può sapere di una persona, anche se rispetto alla media di quelli appartenenti alla sua categoria di precari, lui ha un'auto più costosa mediamente o meno costosa di quello che hanno tutti gli altri appartenenti a quella categoria. E se ti vuoi comprare un'auto che è molto superiore di gamma rispetto alla media degli appartenenti al tuo segmento, e beh, io lì inizio a fare una considerazione, io banchiere che devo darti i soldi. Ma se invece stai acquistando un'auto nel limite, ecco, questi sono i parametri che alcune banche piccole, ripeto, poche, stanno iniziando ad utilizzare. Professor Gualtieri, allora, inflazione, recessione, stagflazione, lo diciamo, l'abbiamo detto tante volte, Draghi lo ha detto settimana scorsa in conferenza stampa, dice non siamo in recessione ma è solo una fase di rallentamento, e ci ha tenuto molto a calcare questo, lei ce lo ha decodificato questo messaggio di Draghi, perché Draghi, lei dice sempre, non vuole fare, punta a non fare altro debito, ma qual è quella liquidità che fa davvero bene, che non è usata, all'economia reale, che c'è questa liquidità? Qual è? Vediamo un po', cerchiamo di capirlo insieme, perché noi comunque la nostra preoccupazione è soprattutto quella dell'economia reale. Certo Alessandra, allora qual è la liquidità che fa bene all'economia reale? È la liquidità che viene immessa nel sistema produttivo, negli investimenti, e non viene utilizzata per spesa improduttiva, per sprechi, per creare dei profitti che chiamo parassitari, cioè quei profitti che nascono semplicemente dalla speculazione finanziaria. Ovviamente io sono un grande fautore del libero mercato, quindi non ho assolutamente nulla contro la speculazione contro i profitti finanziari, che penso sia una componente fondamentale del mercato, che cosa è successo in questi anni con questa liquidità? Questa liquidità è andata a gonfiare una serie di valori, di asset, in maniera assolutamente slegata dall'economia reale. Quindi, primo punto, primo paletto, questa liquidità c'è e non è stata mai ben spesa. Cerchiamo di capirlo questo, la quello liquidità, che lei ravvisa. Ecco. Cioè, allora, il tema è proprio questo, grandissima abbondanza di liquidità che però è finita in valori finanziari, mobiliari ed immobiliari completamente slegati dalla realtà, dall'economia reale. Primo punto. La liquidità che invece fa bene è quella liquidità che viene investita nelle aziende, che viene messa nel mercato produttivo, e che non è, come dire, veicolata verso quella forma di profitto completamente, puramente finanziario, completamente slegato dall'economia reale. Nel mio libro faccio un esempio degli ultimi 3 anni dell'andamento dell'indice della borsa italiana, così per essere molto concreti, sì, rispetto all'andamento del nostro PIL. Sì. Ok, se noi mettiamo assieme 2019, 2020, 2021, il nostro PIL è praticamente pari a zero rispetto al 2019 o un po' di meno. A fronte di questo, gli indici di borsa di questi 3 anni sono cresciuti di circa, adesso vado a memoria ma non mi sbaglio più di tanto, di circa il 65-70%. Quindi questo vuol dire che l'economia reale non è cresciuta, perché il nostro PIL di oggi è a fine anno, anzi addirittura fine 2022, sarà ancora un po' meno di quello prima della pandemia. A fronte di questo, l'indice di borsa
è aumentato di questi 3 anni del 70%. È chiaro che c'è qualcosa che non va, perché se non è aumentato il PIL del paese, come può essere aumentato il valore della società quotata in borsa? È impossibile. Faccio un altro esempio. Le quotazioni delle criptovalute sono quotazioni puramente speculative, prive di qualunque collegamento con la realtà, e che hanno canalizzato in questa maniera distorta la liquidità che le banche centrali, in particolare la BCE, ha immesso sul mercato per sostenere l'economia durante gli anni della pandemia. Quindi, allora, c'è una liquidità che è fondamentale, perché senza liquidità per le imprese muoiono, le famiglie non possono fare investimenti come quello di comprarsi una casa. Quindi, se non c'è liquidità, il sistema economico è come un fiume in secca, non riesce a trascinare. Il passo successivo, niente. Mi viene da dire, professore, lei ha spiegato che c'è questa liquidità e che va immessa nel mercato dell'economia reale. Il passo successivo è, bisogna dire a qualcuno che questa liquidità si immetta, no? Dico semplicemente, per semplificare, nell'economia reale. O non è così? Perché altrimenti questa liquidità diventa come un tesoretto non usato, lasciato lì. Che ne pensa? No, addirittura diventa un tesoro per qualcuno che ha fatto dei profitti, e un danno per gli altri che sono rimasti fuori. Okay. E quindi il punto qual è? Che bisogna intervenire quando, adesso, come dire, è come chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati. Nel momento in cui la liquidità è stata data la possibilità alla liquidità di finire in queste bolle speculative, perché si tratta di bolle speculative, adesso inutile girarci. Professore, siamo proprio fini a tempo, quasi in mezzo minuto. Ecco, tanto questo argomento lo riprendiamo senz'altro. Speculativo, ecco. Bene, lo riprendiamo senz'altro. Una volta che è uscita la liquidità, è finita in quelle bolle speculative, rimetterla nel mercato reale non è semplice, anche perché in questo momento si fa esattamente il contrario, si toglie la liquidità dal mercato per frenare l'inflazione. Quindi, volendo fare una battuta al riguardo, riallacciandomi a quando diceva il velocissimo Vincenzo, se una persona ha messo 1 milione di euro in borsa investendo su FCA, non sono uscite più auto, ha guadagnato da FCA, ma non sono uscite più auto. Questa è chiarissimo, è una chiosa chiarissima, mi sembra che interpreti perfettamente il pensiero del professore, è chiarissima anche per tutti noi. Grazie Vincenzo Imperatore, ci vediamo prestissimo, perché il punto, il problema dei mutui è fondamentale. Grazie prof. Gualtieri, a martedì. Buonasera. Buona serata. Buonasera. Piccola pausa. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Rumore. Radio Libertà, eccoci alla seconda parte di Pop Economia con Alessandra Mori. Di nuovo la linea a te, Alessandra, abbiamo già in linea l'ospite. Benissimo, grazie Giulio Cesare, e abbiamo quindi in linea telefonica, peccato non potersi vedere il video, ma sarà sicuramente per la prossima volta, la sottosegretaria al lavoro e alle politiche sociali Tiziana Nisini. Ben trovata, sottosegretario. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a lei. E allora, con lei tanti temi da
insomma esaminare e vogliamo parlare di tante tante cose che sono successe in questi ultimi giorni, ma prima di tutto io vorrei andare sul tema rumoroso del momento, che è quello, o forse quello che ha più silenzio rumoroso, insomma, per usare un'espressione un po' così scherzosa, e cioè quello del referendum. Perché? Perché su questo referendum della giustizia, prossimo ormai il 12 giugno, non si sente molto rumore, quello che invece ci vorrebbe forse, no? Perché sappiamo è un po' vecchio il nostro sistema della giustizia. E c'è stato Matteo Salvini che è stato molto duro, le cito alcune cose che lei saprà molto bene: una lobby del silenzio su questi 5 referendum, ha detto Salvini. Poi ci sono state molte voci, quella ultima di Calderoli, vicepresidente del Senato e politico di lungo corso, che addirittura dice una congiura. Ma poi ci sono anche voci non politiche, diciamo così, non schierate, per esempio l'avvocato e presidente dell'Unione delle Camere Penali Gian Domenico Cagliazza, che parla di emergenza democratica in relazione al referendum sulla giustizia, addirittura dice sarebbe in atto una censura. Che mi dice, sottosegretario? So che lei ieri è stata alla convention dei radicali, perché i radicali e Lega sono molto uniti in questa battaglia, la più grande convention di sempre, dove sono stati esaminati degli errori e degli orrori giudiziari nella presentazione di un libro. A lei. Sì, esatto. C'è un silenzio assordante, magari ci fosse un po' di rumore su questo tema, che è un tema importante. Ieri cerchiamo di farlo noi. Esatto, noi ce la stiamo mettendo tutta, una battaglia che praticamente ha portato avanti solamente la Lega insieme al Partito Radicale. Ieri c'è stato un evento che è durato dalla mattina fino a tardo pomeriggio, dove si è presentato anche un libro, il libro di René Testa, Il fatto non sussiste. Ma perché collegare questo libro ai referendum? Perché è un libro che racconta 25 storie di errori, orrori o crimini giudiziari, persone che sono state condannate, persone che sono state anche anni e anni in carcere pur essendo innocenti. E alla fine, dopo tanto rumore mediatico, perché lì rumore c'è stato, con la chiusura del fatto, il fatto non sussiste, c'è stato magari due trafiletti sui giornali. Il problema è che si parla di tre persone che vengono condannate e finiscono in carcere, tre persone al giorno nel nostro paese, quindi più di 1000 casi in un anno. E quindi è un fenomeno che ormai sta diventando strutturale nel nostro paese e riguarda tutti, perché nel libro, che è un libricino che si legge tutto d'un fiato, si parla anche di studenti universitari, si parla di professionisti, si parla di politici. Il brutto è che tante di queste persone si sono ammalate e alcune di loro non hanno potuto raccontare la soluzione o arrivare alla soluzione perché si sono tolte la vita. E quindi è per questo che noi siamo convinti di questa battaglia, siamo convinti che è importante fare più rumore possibile, perché la gente non sa che il 12 giugno si va a votare. E quindi ecco, la stampa non ci sta aiutando, i media. Ma perché? Non ci stanno perché aiutando. C'è questa mancanza di rumore su questo punto? Perché Calderoli è stato molto, diciamo, forte, ha detto, parlato di congiura. Chi sono i congiurati e che cosa sta succedendo? Perché non c'è l'attenzione, guerra a parte, voglio dire, riflettori puntati, sappiamo i motivi, insomma, è normale che ci sia. Perché però? Sì, beh, ma se la guerra, è vero che l'ampio spazio è dedicato al conflitto russo-ucraino, ai problemi energetici, tutti i problemi che riguardano il nostro paese, riguardano un po' tutti, ma è anche vero che il mondo va avanti, ci sono, il sistema della giustizia va riformato in maniera importante proprio per evitare che queste persone, che persone finiscano in carcere o vengano condannate o vengano inquisite ingiustamente. C'è un silenzio assordante, probabilmente perché ci sono resistenze, perché questo sistema non si vuole cambiare. Ma noi, il Partito Radicale, nessuno avrebbe mai pensato fino a 2 anni fa che Lega, Partito Radicale, si unissero esatto, in maniera è un'anomalia, forte, però in insomma così, una strana coppia, vero? Esatto, una battaglia giusta, una battaglia di buonsenso. Ma guardi, anche ieri c'erano tanti amministratori locali, consiglieri regionali, anche ex presidente di regione del PD, che hanno firmato e che sostengono il nostro referendum, proprio perché anche loro sono caduti in questi errori giudiziari. E visto che noi si parla tanto di futuro per i nostri figli, una delle storie raccontate è quella di un ragazzo universitario che è finito in carcere per un omicidio che non aveva mai commesso. Dopo 185 giorni di carcere si è tolto la vita, si è impiccato ed è stato trovato un biglietto con scritto muoio innocente. Dopodiché, in base a altre testimonianze,
non è neanche arrivato al processo per, con la sua assoluzione, perché non ha, se n'è andato prima. Se n'è andato prima, e queste cose non possono accadere, perché una persona per bene, uno Stato deve tutelare i propri cittadini, e col sistema così come oggi non li tutela, perché se 1000 innocenti all'anno vanno in carcere vuol dire che è un sistema che non funziona. Quindi noi, manca poco meno di un mese, c'è tanto da fare, noi stiamo andando nelle piazze, stiamo organizzando tanti eventi proprio per che le persone sappiano che il 12 giugno si vota e per cosa si vota. Bene, qual è il prossimo evento al quale parteciperà lei? Ma guardi, in itinere ce ne sono tantissimi, stiamo organizzando anche nelle radio proprio con Irene Testa e anche nelle TV locali, nelle radio locali eventi anche con queste persone, con le vittime, proprio perché loro possano raccontare e arrivare ecco. Alle persone. E questo ecco, è questo importante. Sono storie da raccontare, se qualche volta vuole portarci una testimonianza anche attraverso qualche suo interlocutore, noi siamo ben felici di accoglierlo. Volentieri, accolgo l'invito e vi dico già di sì, ecco. A brevissimo, allora. Passiamo un po' a... ci sono tre notizie anche rumorose in questa settimana. La prima, l'abbiamo già commentata con il nostro economista di riferimento la scorsa volta, quella dell'Istat sui dati dell'occupazione. La crescita sostenuta dall'occupazione a marzo, a parte il boom dell'occupazione, il cosiddetto boom che certifica l'Istat, strano boom vista insomma la situazione economica abbastanza penosa, l'occupazione sarebbe sostenuta a marzo e trainata dalle donne, con 85.000 occupati in più sul mese, 442.000 su marzo 2021. Prima notizia. La seconda invece, che è un po' dissonante con questa, sono dati di qualche giorno fa, è quella di Save the Children, cioè mi ha molto colpito questo. In Italia senza occupazione il 42,6 delle mamme tra il 25 e 50 anni, e questo appunto lo rivela il settimo rapporto annuale, detto appunto le equilibriste, come vengono chiamate le mamme, di Save the Children. Ripeto, il 42,6 delle mamme tra 25 e 50 anni, quindi un range molto molto ampio. E poi, quasi concomitante a questo dato, c'è stata la dichiarazione, diciamo l'intervista alla quale si è lasciata andare la famosa nota imprenditrice e stilista Elisabetta Franchi, che ha detto così, molto rumorosa questa dichiarazione: le donne ai vertici le prendo solo dopo i 40 anni, hanno già fatto figli o sono separati. E qui bufera, polemica. Allora, cominciamo da commentare un po' i dati sull'occupazione e quello delle mamme. Che paese è questo, sottosegretario? E poi questa dichiarazione della imprenditrice, che poi in fondo ha detto anche un po' quello che tutte pensiamo, la verità, perché la prima domanda alla quale veniamo sottoposte quando cerchiamo lavoro, lei ha figli? Che età? Quindi è un po' una verità, forse maldetta, ma è anche una verità. Ecco, come si innesta in questo contesto? Ma allora, diciamo che tutti i dati che stanno uscendo, alcuni dati ci confortano, come il boom dell'occupazione, ma consideriamo che il nostro paese arriva da 2 anni di grossa difficoltà, stiamo uscendo dalla pandemia a livello sanitario, ma ancora con delle criticità a livello economico. Queste criticità che sono state acuite e aumentate in seguito al conflitto russo-ucraino, con tutte le problematiche del caro energia, del caro materie prime, con delle aziende in grossa difficoltà. Si parla di disoccupazione, ma si parla anche di aziende che, nonostante questi mesi, questi 2 anni di incertezza, vogliono programmare l'attività, la produzione, ma non trovano persone qualificate. Quindi il nostro paese ha bisogno di tanto. Col PNRR c'è un'opportunità importante, un'opportunità, la missione 5 che è afferente al Ministero del Lavoro, che parla di competenze, parla di formazione, quelle competenze e quella formazione che al nostro mercato mancano, quelle politiche attive che devono andare incontro alle esigenze di un mercato, perché fino ad oggi si è fatta una formazione, noi si parla da tanto di politiche attive ancora prima del PNRR, ma si è parlato di semplice formazione. Con il programma GOL, la garanzia di occupabilità dei lavoratori, si parla di accompagnare il lavoratore all'ingresso del mondo del lavoro, si parla di un fondo nuove competenze, perché anche i lavoratori che sono già inseriti nel mondo del lavoro rischiano di venire catapultati fuori perché non hanno le competenze adeguate rispetto a le competenze. Ecco. Però diciamo, le giovani mamme anche hanno molte competenze, però sono buttate fuori dal mondo del lavoro. Ecco. Qual è il problema qui?
Allora, il problema è che anche in questo il PNRR viene incontro, perché già a dicembre sono usciti tanti bandi per gli asili nido, per gli asili, per rafforzare il tempo pieno nelle scuole, per le palestre, per le mense scolastiche, proprio per dare la possibilità alle mamme di non essere obbligate nella loro scelta di vita, ma di poter scegliere tra famiglia e mondo del lavoro. Ma è un welfare che si sta organizzando, non è ottimale per la mamma, però vengono messi a disposizione tanti strumenti col PNRR per far fronte alla richiesta delle famiglie di poter lasciare i bambini negli asili nido, che molto spesso mancano. In alcune zone d'Italia la domanda è molto superiore rispetto all'offerta che il territorio può dare. È ovvio che è un problema che non si risolve in un giorno, i bandi sono usciti a dicembre, ci sarà da lavorare, ci saranno da portare avanti questi progetti inseriti nel PNRR, enti locali che hanno vinto i bandi, e per dare qualche strumento in più alle mamme. E per quanto riguarda l'uscita della Franchi, io non la condivido, innanzitutto perché lo sappiamo tutti che le donne diventano mamme, l'età si è alzata anche dopo i 40 anni, le donne si separano anche dopo i 40 anni, però esatto. È anche vero che è stata un'uscita, un pensiero della Franchi che è stata anche insultata fortemente, al di là della visione che io non condivido, però è anche vero che non si può insultare, non si possono leggere certe affermazioni sui social, perché comunque è il confronto deve sempre essere su toni pacati, ci si confronta, ognuno può non condividere e può portare avanti le proprie idee. Ma è anche vero che oltre alle affermazioni della Franchi ci sono stati due imprenditori negli ultimi due mesi, ci sono stati due episodi eclatanti di due ragazze, 27enni, una a Padova e una in provincia di Firenze, che durante il colloquio di lavoro o comunque durante il periodo di prova nell'azienda, dichiarando al datore di lavoro, all'imprenditore, che erano in gravidanza, sono state assunte a tempo indeterminato. Quindi è un pensiero di un'imprenditrice, però nel nostro paese abbiamo visto come il pensiero sia diverso, e questa è una bella notizia che si è sentita ma non ha fatto rumore, perché molto spesso si dà spazio magari alle cose positive, alle cose negative, non a quelle positive. Quindi gli imprenditori, cioè, si tende a far di tutta l'erba un fascio, ma non è così. Poi è anche vero che la gravidanza, l'essere donna, l'essere mamma fa parte del ciclo della vita, quindi è sempre una cosa positiva. E le donne hanno dimostrato nel tempo, al di là delle quote rosa, che sono in grado di gestire la famiglia e gestire anche incarichi manageriali, incarichi pubblici importanti. Sì, anche perché molte organizzazioni internazionali ormai certificano la correlazione positiva tra occupazione femminile e livello del PIL è fortissima, cioè le donne incrementano fortemente il PIL, cioè non siamo figlie di un dio minore, no? Come sempre veniamo considerate, esatto. Quindi bisogna essere tutelate, supportate, certo, esatto. Tutelate nella maniera giusta. E poi ci sono tante aziende che hanno portato avanti un welfare aziendale importante, che danno anche le possibilità alle donne, proprio perché portano valore aggiunto, di poter gestire la famiglia ed essere produttive nell'azienda. Che sono quelle che dovrebbero far scuola. E vedo anche collegata, peccato non potersi vedere, sottosegretario, ma sarà senz'altro per la prossima volta, la mia collega di Libero, Nicoletta Orlandi Possi, con la quale noi chiudiamo sempre questa seconda finestra rumore e diamo spazio all'arte. Oggi ci racconterà una storia bellissima, di qui a poco, però prima altri due commenti insieme, adesso ce lo dice lei. E Nicoletta, voglio sentire anche il tuo parere, se vuoi sottoporre qualche domanda anche al sottosegretario Lisini, sulla rumorosa dichiarazione di Elisabetta Franchi, che sì, ci serve come spunto ovviamente per andare oltre. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, buonasera a onorevole. Sì, buonasera. A me del discorso della Franchi non è piaciuto il fatto che dà per scontato il binomio donne-maternità. Ci sono tantissime donne che non vogliono figli e la loro scelta va rispettata, per cui associare la donna alla maternità mi sembra una cosa forzata, che oggi come oggi non... Tra le altre cose che lei ha detto che non le sono piaciute del discorso, condivido con lei il fatto che però non debba essere insultata, le cose se ne parla, ci si spiega. E poi vorrei ricordare anche che noi assolutamente siamo abbiamo anche una grandissima responsabilità, perché se è vero come è vero che educhiamo i nostri figli, incominciamo a educare i nostri figli maschi a superare queste
queste idee che sono anacronistiche, che la scienza dimostra, la scienza, l'economia, che ha dimostrato che sono assolutamente superate. Tutto qua. Che ne penso, segretario Nisini? Condivido assolutamente. Guarda, vi faccio un altro esempio, ve lo faccio come mamma, io sono una mamma di due bambini. C'è sempre, si danno per scontate tante cose, no? Come quando, me lo ricordo sempre, che ho fatto una battaglia incredibile sul fatto che una mamma che allatta è meglio di una mamma che non allatta, non ha latte. Io ho sempre fatto una battaglia incredibile come donna e come mamma, che non deve essere un limite o bisogna far sentire una mamma o una donna in colpa. È così questo, una donna può scegliere quello che vuole fare. Nessuno deve entrare, non può entrare nella testa, in una situazione personale, familiare. Questo è un po' il problema del nostro paese. Ed è, come diceva Nicoletta prima, bisogna insegnare ai nostri figli il rispetto, la cultura del rispetto, perché molto spesso ci si lascia andare a superficialità che però vanno a ledere la sensibilità altrui. E questo è un insegnamento difficile per noi genitori, anche nel contesto in cui viviamo, in cui vivono i nostri figli, ma è secondo me la battaglia che porterà i risultati più importanti, quella più difficile, perché io mi rendo conto che non è semplice, ma solamente così potremo risolvere tanti problemi che riguardano la nostra società. Si parte dalla cultura, dall'educazione, dall'etica, dalla cultura del rispetto, senza ghettizzare una categoria. Perché non si può ghettizzare una categoria, ma rispetto verso tutti, rispetto dell'altro, delle diversità, delle particolarità di ognuno di noi, perché ognuno di noi è un essere a sé stante, non siamo dei marchi di fabbrica, siamo persone. Anche quando si parla dei numeri, anche noi che siamo in Parlamento, siamo al governo, si guardano le statistiche, l'ISTA, tutti i centri studi e si parla di numeri, di percentuali, non dobbiamo mai dimenticarci che dietro ai numeri e alle percentuali ci sono delle persone, degli esseri umani, dietro a questi esseri umani ci sono delle famiglie, ci sono dei bambini con le loro storie, i loro problemi. Io credo che anche in politica, come nella vita di tutti i giorni, il fattore umano debba essere predominante su tutto, perché solo così si riuscirà ad avere una società migliore. Sembra banale, potrebbe sembrare banale il discorso, ma non lo è, perché la nostra vita è fatta di relazioni, è fatta di inclusività, deve essere fatta di inclusività, di comprensione, di confronto e di condivisione. E allora, a proposito di fattore umano, relazioni, e riandiamo un po' al titolo anche di questa rumorosa puntata, io avevo titolato così, le ANTA sono un peso, una risorsa. Nicoletta ci mostra una bellissima storia nel video girato per Libero TV. Se Giulio Cesare e i nostri registi vogliono mandarci le immagini, prontissimi oggi più che mai, eccoci. Allora, lei è Eleni Brownie, le sue opere sono esposte alla mostra di Luca Tommasi a Milano, nella Galleria d'arte Luca Tommasi di Milano, si chiama Una tazza di zucchero. Il suo mondo è fantastico, ci sono questi personaggi che ti portano in un altro mondo dove c'è la storia dell'arte, ci sono i riferimenti cristiani, queste tette di fuori che allattano un simbolo di pietas. È un mondo meraviglioso, ma è meravigliosa anche la sua storia. Lei a 48 anni ha iniziato a mettere questi suoi quadri su Instagram, stiamo parlando di 12 anni fa, non faceva la pittrice, l'ha notata un fotografo di moda che l'ha invitata a fare una residenza nel suo studio, e da lì Alessandro Michele, che è il direttore creativo di Gucci, a lei ha fatto disegnare le stoffe, gli accessori e tutto quanto della sua collezione del 2015, e quindi l'ha portata al successo internazionale. È una storia pazzesca, incredibile ai giorni nostri, però è così, i social l'hanno aiutata ad entrare nel mondo dell'arte e adesso è una pittrice di successo. Questa è la sua prima mostra in Italia, sta a Milano, se potete andatela a vedere perché è gratuita. Racconta l'autodeterminazione delle donne, queste donne che fanno dell'imperfezione dei loro corpi la bellezza, fanno quello che vogliono, anche se il vestito gli scivola sulle spalle. Questa signora che è stata ritratta da Ellen Droni è una scrittrice che veramente esiste, e ci racconta che col suo aspetto possente, importante, il suo fisico importante, quando entra in una stanza la riempie di allegria, di positività, di femminilità, perché la femminilità sta anche in questi corpi
corpi così abbondanti, in queste imperfezioni nei quali tutte le protagoniste hanno una scarpa di meno, perché la vita è tanto altro che non l'aspetto fisico, e questi corvi che noi vediamo qui di lato sono tutte le persone che gli dicono no, si deve fare così, tu non puoi vestirti in questa maniera, non puoi. E questa cosa l'ha anche molto subita, e secondo me è anche una storia di riscatto, perché ecco, dall'autoaccettazione di sé per come si è, e poi arrivi nella sfilata di Gucci. Penso che sia una storia incredibile. Un'anta che ce l'ha fatta e anche sedotto in questo senso. Esatto, e anche un po' il segno che i social, se sono ben usati nel rispetto altrui, possono sortire degli effetti sorprendenti. Che ne pensa, sottosegretaria? Mi spiace che non può vedere queste immagini. No, mi sono fatta dare un... lo sto guardando anch'io da lontano, anche se io non sono collegata con un altro dispositivo. È stata una bella rivalsa. I social, è vero che si tende sempre a guardare gli aspetti negativi, ma danno anche modo di informare, di far conoscere. È un'espressione dell'arte importante, bella, perché mette in evidenza come una donna non è solo apparenza fisica, ma è anche l'autodeterminazione della donna. La donna deve stare in pace con se stessa, non deve basarsi sulla fisicità, ma esprimersi in tutta la sua arte. In ognuno di noi c'è dell'arte, che può essere espressa in vari modi, con la pittura, nella cucina, cioè in tutto quello che facciamo quotidianamente c'è un'espressione, c'è un po' qualcosa di particolare, di unico in ognuno di noi. Poi ci sono dei talenti che grazie ai social, come in questo caso, vengono visti e arrivano, diciamo, a un risultato importante. Ecco, le piace l'arte? Lei piace, quando ha tempo, va a visitare qualche mostra? Sì, assolutamente, anche con i miei bambini, anche perché è giusto che i bambini conoscano, escano un po' da quelli che sono i dispositivi elettronici, tablet, cellulare, computer, e vivano di vita reale, vivano anche quello che è stato il nostro paese, guardando, andando a visitare musei, mostre contemporanee, mostre del passato, perché l'arte è conoscenza, poi non finisce mai di imparare, di capire, di conoscere. È conoscenza, e poi è un fattore economico importante, perché si incrementa con l'arte moltissimo anche l'economia, cioè con l'arte si mangia, insomma, no? Inutile quando si dice con l'arte la musica non si mangia, invece forse è tutto il contrario, se è ben incrementata. Poi, cosa volevo chiedere, il voucher, leggevo un'agenzia giorni fa, lei dice è tempo di reintrodurre il voucher, questo mi interessa, cioè? No, allora noi abbiamo raccolto le criticità di alcuni settori, come il settore, viene a dire, dell'agricoltura. Ci sono io vivo in Toscana, quindi una Toscana che vive di turismo e di agricoltura. Quando c'è la raccolta dell'uva, la raccolta delle olive, la raccolta della frutta, ci sono dei momenti in cui l'attività aumenta in maniera esponenziale, ci sono dei tempi certi. C'è bisogno di poca burocrazia, di semplificazione, proprio per consentire all'azienda di non lasciare l'uva nelle vigne, di non lasciare la frutta cadere dagli alberi, perché i raccolti vanno fatti in quei determinati giorni. E sono attività che durano 1-2 settimane, e quindi c'è bisogno di reintrodurre degli strumenti flessibili e rapidi per consentire proprio alle aziende di non fermare la produzione e evitare che i raccolti vadano persi. Bene, e allora io siamo in chiusura, la saluto e la ringrazio, una puntata insomma spero bella per tutti, per noi sì, perché è una puntata tutta al femminile e quindi questo già è fondamentale, e l'aspetto qui, sottosegretario, per raccontare una storia, come mi diceva, ci tengo molto, anche prima ovviamente del referendum, del data fatidica, il 12, per far comprendere davvero le storie di errori ed orrori giudiziari con lei. Se la organizziamo a breve faremo un po' di rumore, di sano rumore. Facciamo un sano rumore. E allora noi siamo donne, creature di vita, di bellezza, e siamo anche importanti per l'economia, fondamentali. Non siamo soltanto, come si dice, l'altra metà del cielo, ma siamo forse anche un pezzettino di più. Che ne pensa? Concordo assolutamente. Bene, grazie. Un saluto a lei e a presto. A presto. Arrivederci. A presto.
Nicoletta, ti ringrazio, ti saluto per questa perla finale che ho già anticipato all'inizio della puntata. Ci vediamo martedì con un'altra perla molto bella, già insomma l'abbiamo considerata. E saluto e abbraccio tutte le ascoltatrici prima, perché da noi vengono sempre prima e comunque le donne, e anche poi gli ascoltatori. Ciao, a martedì! Buonasera. Avete ascoltato Pop Economia.